Gli studenti yemeniti non sono più soli a manifestare contro il regime, anche l'opposizione ha deciso di scendere in piazza e migliaia di persone avrebbero di nuovo invaso il centro di Sana'a. Lo spazio antistante l'università della capitale è stato ribattezzato Piazza Tahrir in omaggio alla vittoriosa insurrezione egiziana. Ieri un manifestante è rimasto ucciso a Aden, nel sud del paese, è l'11ª vittima della repressione in una settimana. Il presidente Ali Abdallah Saleh, al potere da 32 anni, ha dichiarato oggi che non lascerà il governo sotto la pressione popolare, ma solo se verrà battuto alle elezioni. Ieri, in un meeting allo stadio di Sana'a, aveva esortato al dialogo. Dialogare significa smetterla con gli atti vandalici, con l'uccisione di persone innocenti e con la distruzione delle proprietà pubbliche e private degli yemeniti. Il 2 febbraio Saleh aveva già promesso riforme e una sua definitiva uscita di scena dopo il voto del 2013.